La forza della fede. Di fronte alla malattia, di fronte al dolore di un padre nei confronti del figlio, la nostra speranza sembra svanire. Gesù ci invita ad avere fede, a confidare non sulle nostre forze, ma a confidare nella forza che viene da Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». Gesù è coinvolto in una condizione di grande dolore. I suoi discepoli hanno fallito e si sono arresi. Come fare a sopportare un dolore così grande? E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Gesù rimprovera chi non ha saputo aiutare. Al contrario, il ragazzo non viene colpevolizzato. Gesù accoglie e consola chiunque soffra. Chi sono chiamato ad aiutare vicino a me? Allora i discepoli gli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede». I discepoli si sono impegnati, ma hanno contato solo sulle loro poche forze. Affida a Dio quanto a te manca e troverai la pace. In verità, io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: «Spostati da qui a là», ed esso si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Quant'è la fede di un granello di senape? È piccola, ma sa di poter fare cose grandi. Sa affidarsi al terreno, ci muore dentro. Se immersi in Dio, cosa abbiamo da temere?